Le prove di quello che ho detto. Beh, le prove di quello che ho detto stanno per esempio nelle anteprime. Noi abbiamo all'auditorio della conciliazione delle anteprime italiane importanti, importanti sia perché sono delle belle fiction, sia perché sono dei lavori che confermano quello che diceva Francesco Gesualdi, cioè quanto la fiction italiana sappia essere specchio anche di temi importanti. La grande tradizione del nostro cinema era quello di saper raccontare con la commedia, non so, gli anni del boom, gli anni della crisi, la trasformazione dell'Italia da paese agricolo a paese industriale, l'urbamento, eccetera, no? E questo credo che sia ormai un dato assodato e noto a tutti. Beh, quest'anno le fiction che presentiamo all'Auditorium della Conciliazione sono in ordine temporale: Il sorteggio, che è una fiction prodotta da Artis per iFiction con Beppe Fiorello, Giorgio Faletti, Gioia Spaziani e così via, che ci racconta la giuria popolare che fu impegnata nel primo maxi processo delle Brigate Rosse. Come sapete, in un periodo anche abbastanza cupo della storia d'Italia ci furono degli eroi quotidiani che hanno saputo fare fronte a una situazione molto difficile con lo stile di tutti i giorni. E credo che questo sia stato un momento molto importante, no? E questa fiction lo racconta molto bene. Le ragazze dello Swing, diretto da Maurizio Zaccaro, prodotto da Casanova con Andrea Oswald e così via, racconta il trio Lescano, ma lo racconta nell'ambito di quello che era la particolarità dell'Italia di quell'epoca, con le leggi razziali, con la guerra, con tutto quello che è avvenuto. Quindi una fiction che è a sfondo musicale, ma che al tempo stesso racconta un tema importante. Così come lo racconta un'altra fiction invece, che è molto più impostata sul tema melodrammatico, che è Il peccato e la vergogna, diretto da Luigi Parisi e Alessio Inturri, prodotto da Ares per Mediaset, con Gabriel Garco, Manuela Arcuri, Giuliana Desio, Valeria Milillo, Eva Grimaldi, Laura Torrisi, Rosalinda Celentano, insomma con tanti attori molto conosciuti. È una fiction che ha un'impostazione fortemente melodrammatica, ma dentro questa fiction ci sono di nuovo le leggi razziali, l'entrata dell'Italia in guerra, insomma ci sono dei temi molto importanti che circolano dentro. Credo che già questo sia uno specchio molto importante di quello che è anche un'evoluzione della fiction in Italia, che potrebbe avere molti altri esempi, ma io mi sono limitato ai tre che facciamo vedere all'Auditorio della Conciliazione. Per quanto riguarda l'attenzione delle grosse major, credo che la prova più evidente sia il fatto che noi inauguriamo il festival con l'anteprima mondiale, questo già è un fatto abbastanza notevole, perché come sappiamo non è tanto facile ottenere questo, di un procedural drama di ABC Studios che si chiama Body of Proof, diretto da Nelson McCormick, con Dana Delany, che è quella di Casalinghe Disperate, che tutti conosciamo, che appunto viene presentato in anteprima mondiale e che al tempo stesso è anche uno dei tasselli attraverso cui si articola la presenza di ABC Studios dentro il Roma Fiction Festival. Una presenza importante. Ogni anno abbiamo deciso di dedicare l'attenzione a una grossa major internazionale, abbiamo cominciato con ABC Studios, proseguiremo con altre, ma questo credo che sia, anche per il tipo di nomi, come sentirete poi, che saranno presenti, credo che sia un passaggio importante per il festival. Come vi dicevo, non vi sto a dire molto sul programma, ci sono per esempio molte cose musicali, passiamo da John Lennon e Rolling Stones, quindi per i ragazzi che andavano in Beatles e Rolling Stones, più o meno la mia generazione, c'è pane per i nostri denti, ma abbiamo anche i Coldplay, abbiamo Michael Jackson, abbiamo Boy George, insomma è una sezione questa dedicata alla musica, Music Line, che credo che sia una cosa interessante. Abbiamo molte fiction che parlano del tema della famiglia, una di queste è una fiction cinese, Memoir in China, una fiction anche questa melodrammatica, la Cina è la prima volta che è presente al nostro festival e anche questo ci fa molto piacere.
abbiamo molte fiction che parlano della realtà, ma questo lo trovate tutto sulla, sul comunicato stampa. Ne vorrei citare almeno una, Le Jeux de la Mort, che è una, un documentario francese che racconta quella che è proprio l'estrema frontiera del reality, proprio il grado zero di quello che è il reality televisivo. Una fiction molto importante, anzi un, è un factual, è un documentario molto importante e sarà oggetto anche questo di un approfondimento e anche di una partnership molto importante. Ci sarà quest'anno, oltre alla sezione internazionale in concorso, anche un concorso dedicato alla fiction italiana edita. Questa è una novità, nel senso che abbiamo selezionato dei prodotti, li proietteremo in sala, sono fiction che sono passate lo scorso anno, ma anche questo è un'apertura nei confronti dei buyers che vengono dall'estero per partecipare alla parte industry, potersi vedere le nostre fiction sul grande...